imbarazzano le interviste. Però. Buongiorno. Buongiorno, ma non sono abituata alle interviste. E lo so che non sei abituata e te la faccio apposta. Di solito intervisto io gli altri, no? Senti, sta ripartendo la Toscana in bocca. Sì. Una scenografia interessante, notevole, una piazza bella, bella, del sì. Duomo ricreata. Sì. E poi c'è TVL. Poi c'è TVL che ovviamente nelle situazioni dove si parla di cibo ci sta bene, ma soprattutto che si parla di cibo di casa nostra, perché insomma noi da sempre cerchiamo di valorizzare le risorse del nostro territorio, quindi mi sembra, e poi in più abbiamo la trasmissione di cucina che è il nostro grande successo, quindi mi sembra che noi ci si stia proprio bene. Senti Paola, ci sono un'ottantina di piatti, hai visto il menù? Sì. Quale ti attira di più? Ma imbarazzo della scelta, perché a me piacciono tantissimo i super classici, dalla farinata di cavolo nero, la pappa al pomodoro, le trippe, proprio quelli, i crostini neri, ecco, su questi non me li faccio scappare, però ho visto c'è qualcuno propone anche qualcosa di un po' più creativo, un po' più moderno. Ecco, quest'anno sì, c'è un po' di spazio anche alla creatività, infatti. C'è dei giovani chef anche. Infatti, e quindi è un modo per sperimentare, farsi un po' stuzzicare il palato, ecco. E è un po' una situazione fusion, quindi visto che sono più giorni, si può fare un giorno nella tradizione e un giorno nell'innovazione, insomma si può sperimentare. Ecco, e sicuramente c'è Simone e il resto della troupe che saranno sguinzagliati a scoprire i segreti di questa Toscana in bocca. Sì, questo sicuramente, in più Simone c'ha anche un altro compito, un po' più da animatore, un po' più da art director, diciamo, insomma le serate animate sono a cura di Simone Gai, quindi diciamo è Simone che ha scelto come animare le serate, quindi musica con insomma, musicisti bravi in gamba portati da Simone, quindi c'è anche questo ruolo. E quindi niente, l'invito è a venire alla Toscana in bocca e questo, poi rivederci su TVL. Questo sicuramente, noi seguiremo ora in diretta con appunto Sopra di Sala, però poi con servizi nei nostri TG, nelle diverse edizioni, quindi noi ci siamo e poi magari ci rivediamo anche in uno speciale, insomma ci vogliamo essere e se venite ci trovate anche. Benissimo, grazie Paola. Grazie.